oltre 15.000 firme per questa proposta di iniziativa popolare. L'obiettivo in sostanza è eliminare quelle misure coercitive e discriminatorie che sono contenute nell'attuale legge 119. Esclusioni dalle scuole materne per quello che riguarda i bambini e le bambine residenti nel nostro territorio, nelle vicine province insomma, e nel resto d'Italia. I bambini e le bambine, a maggior ragione qui in provincia di Bolzano, esiste una legge provinciale che garantisce a tutti i bambini e le bambine la frequenza alle scuole, e questa legge deve essere attuata, a maggior ragione da partiti politici che parlano sempre di tutela dello statuto d'autonomia. Non chiamateci Novax, precisano, siamo per la libertà di scelta se vaccinare o meno i nostri figli e contro l'obbligo vaccinale. Per questo hanno raccolto 15.114 firme e fanno parte del flash mob davanti al Consiglio Provinciale a Bolzano proprio nel giorno d'inizio del dibattito sul tema in commissione legislativa. Sarebbe il diritto di ognuno di scegliere quello a fare quello che vuole, o vaccinare o non vaccinare. E non di essere costretti a vaccinare. Lei vaccinerebbe suo figlio? No. Posso chiederle perché? Perché ho letto tanto, mi sono informata tanto e so che i vaccini non sono contro i vaccini, ma sono contro come producono i vaccini e come più vaccini in una volta, e anche gli ingredienti dei vaccini che non sono sempre chiari anche ai genitori. E io vorrei sapere cosa viene vaccinato a mio figlio, e mica degli ingredienti che non si sa, no? Lei che è esponente dell'SVP, volevo capire cosa ne pensa, dato che in campagna elettorale siete tutti e tutte molto aperte verso la cittadinanza. Anche dopo la campagna elettorale. Ecco, allora vorrei capire se dopo lei è d'accordo o meno di mantenere l'articolo 12, oppure come gruppo consigliare. Adesso discutiamo e dopo ulteriori informazioni. L'obbligo del colloquio, diciamo, come è previsto per esempio in Austria e altri paesi, ma niente obbligo, niente coercizioni. Con la nostra autonomia possiamo farla. Il Consiglio si è già dichiarato competente in materia e oggi è la quarta commissione legislativa che si occupa di questa cosa, di questo disegno di legge, che poi passerà al vaglio dell'Aula del Consiglio Provinciale in seduta pubblica. Oggi non è seduta pubblica, mese prossimo, forse tra due mesi, sarà poi in seduta pubblica. Quindi, a prescindere di quello che oggi deliberanno lì dentro, c'è sempre e ancora e comunque la seduta pubblica, quella definitiva, quella decisiva, che poi naturalmente faremo un gran casino prima.